partita è condizionata fortemente dal fatto che noi abbiamo iniziato senza Stojan, senza Ricci, per diversi motivi, e abbiamo dovuto fare un assetto differente dal solito. Però i ragazzi sono stati bravi perché hanno interpretato la partita nel migliore dei modi. Non era facile giocare contro Atalanta, che, dove il giocatore più piccolo è 1,85 m, fisicamente fortissimi, tutti palloni lunghi con due punte pesanti in questa maniera, pesanti nel senso di forza fisica e tutto quanto, e i ragazzi sono stati, a mio modo di vedere, perfetti. Hanno lasciato, credo, solo un calcio di punizione nel primo tempo, ma al di là di questo hanno interpretato benissimo la partita e non era semplice. Poi, durante la settimana noi lavoriamo con lo staff tecnico, con tutti quanti, e cerchiamo delle soluzioni perché pensiamo a come può essere la partita, la vediamo in una certa maniera e sta andando esattamente come l'avevamo pensata e prevista. Aieti in quella posizione è un ragazzo che dà disponibilità come tutti gli altri, e questa è la fortuna di ogni allenatore: se hai dei ragazzi che ti danno disponibilità e che ti danno la possibilità di provare delle cose e fare delle cose anche magari ai più sorprendenti, perché magari non vengono a vedere gli allenamenti e non sanno neanche di cosa stiamo parlando. Però noi andiamo avanti per la nostra strada perché vogliamo arrivare al nostro obiettivo il prima possibile. No, io sono sempre ottimista e guardo sempre le cose belle, non mi soffermo mai sulle cose che non mi piacciono. Sono contento perché la squadra ha giocato da squadra, ha fatto vedere di che pasta è fatta, sa adesso come interpretare anche le partite complicate, il che non è semplice, sa anche essere comunque forte nonostante delle assenze, sa anche affrontare squadre fisicamente forti, sa giocare davanti a 50.000 persone senza perdere mai la testa. Queste sono le soddisfazioni. Le dico sempre, ripeto sempre le stesse cose, ma le prestazioni sono fondamentali per un gruppo. E questo gruppo sta facendo delle prestazioni di alto livello, secondo me. E questo è il grande spirito, secondo me, di un gruppo. Quello di sapersi adattare a tutte le situazioni, a capire quali sono le cose che succedono, interpretarle. Poi nel calcio ci sta che un rimpallo, la palla ti va dove non deve andare e subisci gol. Ma non posso assolutamente pensare di poter dire nulla ai giocatori, ma a nessuno, perché sono stati veramente bravi a un metro, a un passo da prendere tre punti che probabilmente li avrebbero proiettati non so dove. Ma noi, io dico sempre ai ragazzi, sogniamo in grande, pensiamo in grande, ma attenzione, pensare in grande e sognare in grande vuol dire che miri ad avere grandi risultati, però la verità è che devi anche guardare nel piccolo. E il piccolo sarebbe il quotidiano, ogni giorno, ogni allenamento, ogni attenzione. E il fatto che Aieti, oggi, Stojan a San Siro e gli altri che sono entrati hanno dato qualcosa alla squadra, significa che nel quotidiano loro sono concentrati e lavorano bene. Hai trovato la parola giusta, un gol fortuito ci ha negato la gioia, siamo dispiaciuti soprattutto per come si è arrivato il pareggio, ci teniamo alla prestazione e il punto in chiave salvezza, in chiave del nostro obiettivo. Adesso ci proiettiamo verso la prossima gara e pensiamo solo alla parte con il Benevento, perché pensiamo partita dopo partita e alla fine tireremo le somme. Sì, abbiamo preparato la partita bene, come cerchiamo di fare quasi sempre. L'Atalanta sulla carta, come si è dimostrato in campo, è un avversario temibilissimo. Abbiamo creato qualche grattacapo noi e qualche grattacapo loro a noi. Alla fine purtroppo c'è stato solo un pareggio, anche noi avevamo preso gusto per i tre punti, però non sono arrivati. Sì, sono felice della mia prestazione, ma soprattutto della prestazione della squadra, perché solo stando uniti, compatti, come stiamo facendo da diverse settimane, possiamo raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati e che insieme a tutta la città vogliamo. Sì, un'altra sfida difficile, ma in Serie A non ci sono sfide semplici. Andremo a Benevento con la consapevolezza dei nostri mezzi, sapendo di giocare una partita difficile contro un avversario difficile senza guardare la classifica, perché in questo momento sarebbe un errore, e cercheremo di ottenere il massimo dei punti possibile.